I nazisti si dimostrano da subito più sbrigativi dei fascisti italiani. Gli uomini altoatesini di etnia tedesca confluiscono nella Wehrmacht, nelle SS e nella Gestapo. Chi si rifiuta rischia la pena di morte. Chi scappa mette a repentaglio la vita dei propri familiari. Emblematico è il caso del reggimento Brixen, che, unico in tutta la Wehrmacht, si rifiuta di giurare fedeltà a Hitler. Viene mandato in Russia, in prima linea, a coprire la ritirata tedesca e a morire. A Bolzano sorge un campo di transito attraverso il quale passano migliaia di vittime destinate ai campi di sterminio. La situazione per i Dableiber si fa subito pericolosa. I nazisti iniziano a discriminarli, a volte a perseguitarli come traditori. Gamper non lascia la canonica di Vanga fino al 30 ottobre. Nessuno sa di lui. Ma come fare per portarlo in un luogo più sicuro? Il problema della sua fuga è il problema più urgente per chi gli sta vicino. Avevamo un conoscente, un parente dell'ex segretaria del canonico, Annick Ness. Si chiamava Franz Pellet. E già allora ci siamo detti, se dovesse succedere qualcosa, possiamo sempre rivolgerci a lui. Pellet fa parte di una cellula austriaca deviata che all'interno dei servizi segreti tedeschi, la Abwehr, lavora già per il dopoguerra. Durch die weißen Haare wäre ja ohne weiteres aufgefallen.